Benvenuti a tutti. Il pubblico prende posizione a sedere mentre ci avviciniamo al fischio d'inizio di questo penultimo incontro prima del capitolo conclusivo della competizione. La gara di andata ha regalato emozioni opposte alle due squadre, tanto che secondo alcuni quella di oggi sarebbe solo una formalità per la squadra in vantaggio. Una sensazione diffusa anche tra i tifosi presenti allo stadio. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Tutto pronto per il fischio d'inizio e la seconda parte di questa semifinale. Si ha la sensazione che la finalista abbia già un nome, però Luca, lo sappiamo, il calcio è strano. Beh Fabio, il calcio è anche uno sport di numeri e questi gol di vantaggio sono un bel bottino. Saranno gli avversari a dover fare la partita e a giocare con una certa fretta. In questi casi puoi permetterti di aspettarli e ripartire in contropiede. Non sarà una partita a scacchi, ma piuttosto una classica gara di attacco contro difesa. E ora si fa sul serio, si parte. Prova il filtrante, cerca un compagno, fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Matuidi. Opportunità di ripartire. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Roberto Carlos. La gioca a sinistra. Vuole la profondità. Guide. Salva Andanovic. Nainggolan. Candreva. Provano a ripartire da dietro. Chiellini. Prova a verticalizzare. Ora Nedved. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Keita. Numero! Matuidi cerca spazio, prova ad andare via con eleganza, colpisce, salva Andanovic. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Libera tempestivamente. Di nuovo lui. La mette dentro. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. K.
cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Perisic. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Perisic. Si libera alla grande. Perisic. Colpisce. Palla in rete. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Keita ci mette il piede. È davvero una bella serie di passaggi questa. Bersalico prova il filtrante. Keita scatta verso il pallone. Paulo Dybala. Partita equilibrata, intensa, combattuta, come piacciono a noi appassionati di pallone. Cerca l'uomo là davanti. Può andare. Provano a partire in velocità. Nedved. Cerca la fondo, palla al piede. Tenta da lontano. Idea buona, precisione no. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ha spazio sulla fascia. João Mario riceve la palla. João Mario ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Chiellini scodella in avanti. Cerca un compagno. Douglas Costa scatta verso il pallone. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Prova il filtrante. Se ne va. Occasione. Occhio alla conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. L'Inter fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Matuidi. Dybala. Cristiano Ronaldo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Che tentativo! Grande parata!
Versalico. Bel pallone. Ecco Keita. Tocco prudente al portiere. Pjanic. Chiellini. De Sciglio. Prova la giocata nello spazio. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Candreva prova la verticalizzazione. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Il portiere la calcia lontano. Versalico. Riceve in ottima posizione. Sulla destra. Arriva il duplice fischio dell'arbitro. Si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Considerando il risultato dell'andata, questo pareggio va benissimo. Ovviamente devono stare attenti a non rimettere in gioco gli avversari. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Si riprende con il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Filtra la palla in profondità. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Cristiano Ronaldo! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Cerca un compagno. De Sciglio. Dybala. Matuidi. Vuole la profondità. Tocco preciso. Può calciare a rete. Cristiano Ronaldo la gioca all'indietro. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cross di Dybala. Nedved. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Gioca con un pallone lungo, cerca di servire i compagni in avanti. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Pjanic. Costa prova con la palla lunga. Cristiano Ronaldo viene pescato in fuorigioco. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma è nelle sue caratteristiche provare questi inserimenti. Cristiano Ronaldo è un autentico animale d'area di rigore. Continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Cerca spazio. Vuole la profondità. Perisic scatta verso il pallone e va a colpire di testa. Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare.
Passaggio sulla destra. Cerca un compagno. Skriniar legge bene l'azione, blocca il pallone. Lungo passaggio in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Nainggolan prova a prolungare. Perisic scatta verso il pallone. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Prova la giocata nello spazio. E trova il compagno. E passa. Bell'intervento difensivo. Ed è un gol. E qui anche sfortuna. Può succedere, eh. Però un regalo così non andrebbe fatto. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol, la partita però rimane aperta e tutta da vivere. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Candreva prova il filtrante. Passaggio intercettato. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. La cross in mezzo. João Miranda si fa trovare al posto giusto e allontana. Candreva la mette sulla sinistra. Vediamo se riescono a sfruttare questo contropiede. Non manca molto alla fine della partita. Non c'è fuorigioco, si va. Perisic, grande intuizione la sua. Tentativo di allungare il gioco. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Prova a passare con un pallone profondo. Può cercare taglio in mezzo. Si libera la grande. Deve buttare dentro un cross. Intercetta il passaggio, pericolo. Roberto Carlos. Cercano un'azione veloce. Paulo Dybala cerca spazio, allarga il gioco. Matuidi, bersaglio, riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Salva Andanovic. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Costa la toglie dalla porta. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Attenzione! Va al tiro! Deviazione dell'estremo difensore! Poteva essere l'occasione per il pari. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Il suo sguardo dice tutto. Cordoba sbroglia la situazione. Elegante. Prova la conclusione. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. João Miranda prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Roberto Carlos vuole la profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca un compagno. Allontana il pericolo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra.
La gara entra negli ultimi 5 minuti. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Possibilità per Candreva. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Nainggolan la gioca a sinistra, cerca spazio. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova la giocata nello spazio, se ne va. Prova il filtrante. Ronaldinho ha spazio per affondare. Salva Andanovic. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Allontana il pallone. Keita. Matuidi. E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Hanno raggiunto la finale. Hanno colto l'occasione della vita. Adesso si giocheranno tutto in 90 minuti. Quali sono le tue impressioni su questa doppia sfida, Luca? Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto, Fabio.